Benvenuto a Secolo, Claudio. Claudio, quanto santi, così mi dico. Ok. A Secolo perché a Secolo quanto santi. Sì. Claudio Santi. Claudio Santi. Ovvio, cominciamo bene. Siamo partiti alla grande. Ma deve essere così. Allora si parlava avanti. Ti faccio delle domande specificamente. Te domanda, poi quello che ho voglia, se mi garba la risposta, se no si taglia. Va bene, mi sembra perfetto. Va bene, partiamo dall'inizio. Da dove è cominciata la mia esperienza con la musica? Bravo! Beh, è cominciata per la verità non prestissimo, perché io avrò cominciato su 17 anni. Ok. Cioè, con il basso, che poi mi ha messo. Guarda lì. Per caso. E poi niente, mi garbava scrivere le mie canzoni, per cui era una cosa che ho un po' abbandonato. Sì, è stato un po' scrivere brani è una cosa che ho sempre avuto fin da piccino, perché comunque ero timidissimo. La vista avevo bisogno un po' di esprimere attraverso le parole più che altro, più che la musica, ancora prima le parole. Già la professoressa di italiano alle medie era una che mi aiutava molto in questo. E da lì mi è nata questa cosa di voler fare canzoni mie, di. Sì. Ok, quindi la chitarra a quel punto. Perché la chitarra mi restava più facile per coinvolgere gli altri più che altro. Okay. Visto il basso rimaneva una roba mia, che però duravo fatica a coinvolgere poi un. Certo. Anche a cantarci sopra, diciamo. Immagino. E poi comunque a coinvolgere anche gli altri, perché con la chitarra magari già gli facevi sentire il pezzo sul basso, ti dovevi immaginare un arrangiamento maggiore. Esatto. E poi esce questo disco, ormai sono un po' di anni. Ormai è tanti anni, sì, ora bisogna che ne uscisse un altro per la verità, perché comunque ci sono anche diversi altri pezzi. Io continuo a scrivere, che è una cosa che continuo tuttora, cioè quello ormai mi viene ogni tanto questo pezzo che mi martella il cervello e io passo a quegli altri, mi passo a Franchino, a quegli altri della band, che gli dico guarda, c'ho questa lì. E allora mi caso, questo progetto va avanti, insomma, è un modo per. È una cosa che finché riesco porto avanti, perché mi piace, mi dà tanta soddisfazione. Il disco che si è fatto un po' d'anni fa. Tre quarti di vino è stata una soddisfazione grande davvero. Okay. Quanti anni ti hai detto? Sono passati dieci anni, ma si è fatto anche serate con brani diversi, non li abbiamo registrati, non li abbiamo. Finalizzare un CD, anche perché oggi è un po' più incasinato, no? Prima facevi il CD, facevi un certo e lo vendevi, era tutto più semplice, più laborioso ogni cosa, per me anziano, è un po' più... Per lui è anziano, quanti anni c'hai? Ce l'ho, 55. Ti faccio provare. Nel 2024 55. Bene, va bene. Va benissimo, ci sono tutti. Vabbè, io no, 63 qui. E per fortuna che ci sono tutti. Ci devono essere. Quindi, tre quarti vino, scrivi canzoni. Cos'è che ti interessa in modo particolare come argomenti nelle tue canzoni? Ma le mie canzoni parlano tantissimo di me, perché come ho già detto, ero parecchio timido, ero parecchio chiuso, e quello è nato come un modo per esprimere quello che provavo, sentimenti in maniera un pochino più. Per cui parlano di tante emozioni che mi hanno sfiorato, che mi hanno. Di tutte cose che mi appartengono personalmente, quindi sono tutta roba personale, roba, quindi ti metti a nudo, diciamo così, di fronte a quegli altri, a chi ti vuole ascoltare, e te racconti di te stesso. Poi magari ci sarà qualcuno, mi immagino ci si ritrova, perché esperienze ci sono a volte... state tante persone ci sono ritrovate, questo sì, ecco. Questo mi fa piacere, tanti che mi... ma infatti il disco, te l'ho detto, è stata una soddisfazione, perché poi ti accorgi che comunque queste emozioni che provi arrivano anche altri, e quello mi stava bene, insomma, nel disco chi c'è? Chi è che ha suonato? Sì, il disco è... Prima di tutto c'è Franchino, perché comunque è quello che da sempre mi sta affaccato. Franchino Milani. Franco Milani. Cognome, non ho messo che è batterista, che è batterista, ma non soltanto. Lui è proprio dentro alla canzone, perché comunque
se la vive tantissimo in prima persona, è la pulsazione ritmica del brano. Poi c'è Paolo Magherini che suona il basso, e poi c'è nell'ultime, in quest, diciamo nel disco ci ha suonato Nicola Genovese, sì, che è grandissimo pianista, ha suonato la fisarmonia, che quello ci ha dato forse un valore anche da un punto di vista musicale maggiore, perché forse senza forse è più bravo di tutti noi, insomma, a suonare. E poi ci ha partecipato anche altre persone, tipo avevo bisogno dei piatti, è venuto il Bassani, Luca, ci sono state altre, Luca Bassani, la Giulia Bani che mi ha sempre messo sentila, i cuori. Sentila, sì, cioè, sì. Luca Bassani sarebbe quello che suona i piatti nella Funk Off. Abbiamo già intervistato Dario, abbiamo già mandato anche questa intervista, sì, mm-hmm, sì. E poi ho partecipato, ora si è passato un po' di tempo, ma comunque vabbè, no, sì, e poi comunque questa cosa è andata avanti, questo disco è stato suonato, anche da altri personaggi, per cui questo progetto di Tre Quarti di Vino, di quello che abbiamo fatto, include anche altre persone come Roberto Castelli, che come Mauro Salvi, che è arrivato dopo al disco, okay, e che però mi ha rimesso le chitarre che io avevo registrato in studio, ma okay, suonate meglio di come l'ho suonate, non mi piaceva. Ero un po', pensa, e poi arriva Omar, me la, no, sono bellissime, la risuonata gli ha dato quell'enfasi, quella, ok, molto, ok, bravo. E Castelli non suona nel disco, suona dal vivo, non suona, però anche lui ora questo progetto sta un po' anche snellito per poterlo suonare, diciamo, anche a giro, per poterlo portare a giro, da notare snellito, perché purtroppo per le situazioni anche, esatto, che vengono a mancare, quello, cioè, esatto. E perché ultimamente mi ritrovo in questa formazione un po' folk, un po' comunque semplice, con la fisarmonica, con il contrabbasso che si è fatto. Sempre Paolo Magherini. Più... Cioè, anche lui sarebbe da intervistare sul suo contrabbasso, perché il contrabbasso di Paolo Magherini è un contrabbasso elettrico che si è costruito lui. Si è costruito da solo, sì, sì. Infatti, ora ci penso anche a lui. Poi ci sarebbe anche un'altra persona che, certo, si è costruito due bassi elettrici. Che sarebbe questo? I Chini. Fabio Chini, bravissimo. Fabio Chini. Grandissimo aiutare. Anche lui ora è da acchiappare qua. Cioè, sì, sì, Međugorje, però bello, poi gli ho detto a lui, a te ti fai un'intervista, porti gli strumenti. Ma io non ho portato. Tu gli fa vedere. Sogniamo la prossima. Tu gli fa vedere. E ora, guarda, c'è un elenco molto lungo di interviste da fare. Bene, mi fa piacere questa cosa. Vado avanti, nel senso. Ecco. Andando avanti, ora quindi sei in questa situazione in cui ti ho visto dal vivo con Magherini, con, sì, Castelli. Ma situazione, c'è anche una percussione, Antonio Stefanini, a volte viene a darci una mano. Ok. E in questa situazione sto facendo dei brani nuovi, delle cose nuove che sono, appunto, ho detto prima, ormai ho 55 anni, per cui sono canzoni che parlano un po' di questo periodo, anche un pochino più... forse leggero per certe cose, però, okay, anche più ironie, anche più, okay, sì. E tratto, quindi, 50 anni questo progetto va, insomma, va avanti, quindi diciamo, scrivere canzoni, sì, per te è stato anche liberatorio, cioè, certo, quello che mi stai dicendo praticamente hai alleggerito un po' il modo di raccontarti. Sì, quello sì, quello sì. Perché ti senti un po' più leggero te? Quello per forza, per l'età, per tante cose, sì, sì, perché si cambia, perché comunque, assolutamente, sì, che si cambia, bisogna anche per, esatto, prenderne un po' più, esatto, in maniera, diciamo, leggera, ma non è così, poi è un po' più, sì, bello, mi piace, mi piace. Che si potrebbe dire? Che ti va di dire? No, che mi va di dire? Sei te che fai una domanda, io rispondo a me. No, perché si è condensato tutto molto velocemente, effettivamente. Mm. Perché siamo stati troppo rapidi. L'idea di queste interviste è quella di fare un sunto, perché poi
e ti incuriosire, perché no, a venire a sentirti dal vivo. Questo mi fa molto piacere. Ok, quindi ma guarda, Ganzo, lui, Magabao, ci voglio andare a sentire la prossima volta, ma concetto. Quindi, in no, realtà... No. Fa cose a tutti. Guarda, no, non era questa l'idea. Però, ecco, a questo proposito, quindi... Le esibizioni dal vivo prossime, sei un po' fermo, sei un po'... ci sono difficoltà? No, se sono altro, esibizioni dal vivo prossime, ma, mi piacerebbe appunto riproporre uno spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso e che ho da rimettere un attimino in sesto, anche con un'eventuale registrazione, perché mi piaceva comunque fermarlo questo progetto, okay, secondo. E in un disco mi sarebbe garbato farlo dal vivo, ti dico la verità, okay, perché appunto, perché è una cosa che è nata un po', sono canzoni che sono nate anche suonando, le abbiamo suonate già tanto dal vivo, per cui sono già testate, diciamo, e poi, e mi piacerebbe lasciargli questa freschezza, sì, del questa live, registrazione live, sì, perché mi sono piaciute quando si sono suonate davanti alla gente più che quando me le sono suonate, diciamo, da me, perché poi ho visto che bello, c'avevano il suo riscontro e la gente mi ha aiutato a farmene, a far apprezzarle, diciamo. Bello. Quindi bisogna mettere su una serata o sì, anche due, l'intenzione era proprio quella, in qualche situazione, in qualche che richiami gente, perché ci deve essere il questa tecnico, sei te, per cui no. Bello, sì, bello, che vediamo, cosa. Era, cioè, voglio dire, ci abbiamo esempi illustri nel passato di gente che ha fatto e quello che mi piace fare, che mi accorgo che quando si suona, poi alla fine è il momento in cui ci si gode la canzone, ci si gode quando si suona davanti alla gente. Quando poi si va in studio, sarà perché non sono così bravo, così scolastico, così... Che mi viene fuori una roba spesso più fredda, più che a me personalmente mi arriva meno, e invece mi diverto, mi piacerebbe fermare proprio, okay, il momento in cui ci si diverte noi, okay, a suonare, è quello che vorrei, ma questo mi piacerebbe fermare, insomma. Questo ti fa onore, cioè è una cosa ganza, no, perché tu ti stai mettendo ancora di più a nudo, diciamo così. Oh, io sono questo, venite a vedermi, sentite quello che fa, perché è vero, in studio tu ti metti lì, tu rifai lo stesso pezzo, sì, 4 volte, 5 volte, finché il disco è nato bene. Questa attenzione si è sempre avuta un po' in tutti, perché comunque anche quando si è registrato il disco l'idea era di farlo in presa diretta, ok, comunque non c'era il pubblico, quello mi è mancato, perché poi ti rendi conto che invece... Ma pensate che ora non c'entra nulla, Ron Hubbard, che era quello dei Dianetici, aveva uno studio di registrazione che era un palcoscenico, sì, in cui c'era anche disegnato il pubblico, cioè, perché lui ha sempre detto che il musicista rende meglio dal vivo, sì, ed è quello che stai dicendo, sì, te, e quello c'è, la spinta della gente, tipo, esatto, sì, esatto. Poi ci sono tanti altri tipi di musica, tante altre, non ci interessa, in cui devi fare la perfezione, anzi oggi vai a sentire Ramazzotti, Elodie, queste, mamma mia, cioè tutto fatto calibrato al millimetro, non possono permettersi errori, no, no, esatto, e di conseguenza poi anche dal vivo, no, si portano, no, no, ma va bene, perché è un modo diverso per comunicare, è un modo diverso, sì, ma noi si viene anche un po' da quello che è la musica popolare, la musica folk, per cui nasce un po' con questo spirito, secondo me, infatti spesso i cantanti di musica popolare si sente dei dischi che sono
terribili secondo me, perché sono fatti in studio con quelli che sono, esatto, dei tecnici, dei sistemi di, sì, la registrazione, la musica pop, della musica, che però non ha niente a che vedere, esatto, e manca proprio il calore della gente. Poi magari li senti in un angolo della, in una strada, sono lì in un angolino, sì, sì, e sì, cantano, e tu dici, ma no, ma forte ganzo, esatto, e te lo rimettono in un disco e non prende la stessa, molto interessante, la stessa cosa, molto interessante. No, no, appunto, abituato a registrare, a produrre, a fare cose, sono appunto da vecchio leone, o leone, boh, se non sono leone, è uguale, da vecchio, 63 anni, anziano, va, anziano, vecchio, no, va, ancora vecchio, no? Quando si dice vecchio, boh, no, lascia, c'è, va, il tempo, c'è il tempo, c'è il tempo, c'è il tempo. A questo punto, cioè, mi piace sentire l'idea anche diverse di fare musica. Io non produco roba, appunto, come prima abbiamo fatto due nomi, Elodie, Ramazzotti, non produco roba del genere. Ora, per esempio, c'ho questi, si parlava prima della Susanna Crociani, loro sono venuti a registrare con questo progetto, che è una roba degli anni 70, quindi tra il prog e il folk, e loro hanno cercato di suonare tutti dal vivo, e sono nove elementi, quindi ecco, proprio per dargli questa freschezza, questo modo che tu dici te, esattamente, sì. Perché probabilmente se quel disco lì tu lo facessi in una produzione stile, come dicevo prima, quei due lì, non risulterebbe così. Manca qualcosa. Esatto, manca qualcosa. Poi spesso e volentieri, visto la musica folk, la musica popolare, è semplice nell'armonia, è semplice, che quello che fa la differenza è appunto, esatto, l'emozione, la voglia. Esatto. Il calore, diciamo. Quanto? Seguitelo. La prossima volta, sì, andate a sentire quello che fa. Bravo. Andate a sentire quello che fa. Io spero che quello che ha detto questa intervista comunque sia di stimolo. E quindi magari lo andate a sentire. Ovviamente dal vivo non è mai un disco, e quindi dal vivo si vive quel momento lì, che può essere diverso ogni volta anche. Sì, 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 a seconda delle persone che hai davanti, a seconda, esatto, di come stai te, esatto, a seconda di, esatto, tante altre cose. Però quando ti, anche con gli altri musicisti, sei tutti insieme, anche semplicemente per registrare appunto in diretta, come si diceva, davanti a un pubblico, e ti guardi e ti parte qualcosa per Gasatti, perché, esatto, funziona così. Esatto, Ganzo, ce lo fai un pezzo? E ci racconta quello che deve uscire. Quello che è venuto dopo, perché io quando ho finito il primo disco, in realtà ero talmente gasato e volevo fare subito il secondo. A ruota, alla fine era un'ossessione, no? Questo disco. E quando le cose però le cerchi in maniera così, non aspetti che arrivino da sole, non viene, perché infatti non usciva niente. Ok. Non usciva niente, e c'è una canzone che descrive questo momento, quando tu provi a, quando vuoi scrivere per forza, ma in realtà non è il caso, ma non esce quello che è la vena artistica. Ok. Questa canzone si intitola Leggo. Si intitola? Leggo. Leggo. Leggo, rileggo, mi sbaglio, mi correggo, e ancora leggo, rileggo, fin quando non mi suona, poi tolgo una pistrona e aggiungo un punto che, lasciato qui da sé, non si emoziona. Mi incazzo ma resisto, con questo e stabilisco che il punto è solo un valore aggiunto, non mi fa paura. Contratto, distratto, più passa il tempo e più mi arrabbio, non mi spiego il
fatto che ho contento e follemente pazzo. Mentre aspetto, non compongo, non mi arrendo, scrivo in fondo, perdo solo tanto. E non compongo, non mi arrendo, scrivo in fondo, perdo solo tanto. Insomma, questa era il momento in cui appunto tu sei più solo lì, vuoi scrivere per forza, allora tu rileggi, tu riguardi, okay, quello che hai detto passato, okay, che però l'hai già scritto, l'hai già messo in un disco, non ti emoziona più, appunto, certo, e non fa più parte del presente, diciamo. Okay. E così è nato poi questo secondo disco, appunto, in cui ho capito che dovevo guardare altre cose, vedere altre cose. Però se ho capito bene è un disco che deve uscire, che è quello che tu vorresti fare dal vivo. E quello che vorrei registrare dal vivo, anche perché dal vivo l'abbiamo già suonato, nel senso il disco, okay, deve uscire, ma abbiamo, okay, già fatto le serate. Bene, con, diciamo, quindi questo, pezzi rodati. Questo progetto musicale. Pezzi rodati. Pezzi rodati, sì. E quindi noi potremmo chiudere, siamo zitti zitti, potremmo chiudere qui la nostra intervista dicendo occhio, perché qualcosa arriverà, magari l'anno, sì, nuovo, perché sì, oggi è 2 dicembre 2023, anno nuovo, quindi sì, però anno nuovo, qualcosina mi piacerebbe molto, diciamo, sì, te l'auguro, grazie mille. A te, vai.